Perché una ragazza nomina il suo ex e ne parla bene o male? Come sempre, io vi ricordo che se voleste imparare a saperci fare meglio con le ragazze, link in descrizione. Mentre se aveste una situazione complessa da scomplicare, sempre link in descrizione. Partiamo dalle basi. Perché una ragazza parla dei suoi ex? Questo potrebbe essere un argomento di conversazione che lei reputa interessante perché all'inizio, non avendo molte argomentazioni, non sa di che parlare, quindi parla di cose affini a quello che state facendo voi, quindi a creare una relazione. Riferendosi appunto alle relazioni che ha avuto in passato. Perciò, ecco, l'argomento ex, se uscisse durante un appuntamento, un primo appuntamento o una chat, è appunto per questi motivi, perché ritiene che sia la cosa più corretta, mancandole argomenti. Non è un bellissimo segno perché vuol dire che non ha fantasia e che subito va a parlare di cose standard che tutti raccontano ai primi appuntamenti, cose che io ovviamente sconsiglio se sei tu maschio dover fare l'approccio, l'appuntamento, eccetera, mai parlare di ex. Ma ora veniamo a dei motivi secondo me più succosi. Io penso che una ragazza quando si riferisce al suo ex in modo malevolo o benevolo, parlandone con te, è perché voglia raggiungere un qualche tipo di obiettivo. Cioè, se parla bene del suo ex con te, probabilmente è perché ne ha ancora dei bei ricordi, è in buoni rapporti, o perché vuole che tu assuma certi comportamenti che lui aveva e che comunque a lei piacevano. E quindi fa dei paragoni per aizzare il tuo coinvolgimento, per farti sentire in rivalità, in lotta, per dire: ah, quindi lui lo faceva, ma io che non sono da meno e adesso sto con te, devo fare queste cose. Potrebbe essere un giochino, un trick psicologico per farti fare cose che lei apprezzava del suo ex, che faceva o che era, non lo so, quando tu non le fai o non lo sei. Quindi cercare di unire ciò che di bello hai tu con ciò che di bello aveva il suo ex in un'unica persona che le possa piacere. E questo potrebbe essere un primo motivo. Il secondo, ovvero il modo negativo, il modo maligno del perché lei parla di un suo ex, potrebbe avere la stessa ripercussione, ovvero io ti parlo male del mio ex perché sia da monito per non fare le cose che ha fatto il mio ex, cioè il mio ex era uno stronzo, era un possessivo, era queste cose qua. Tu mi raccomando non esserlo perché se lo sei io scappo. Questo va a giustificare il fatto che era suo ex, quindi queste cose qua che faceva il mio ex che non mi piacevano, tu è meglio se non le fai. Magari non ti dice è meglio se non le fai, però ti dice: il mio ex faceva questo, questo e quest'altro ed erano cose terrificanti, non mi piacevano. E anche da come ne parla capisci che non le piacevano, quindi sai che non dovrei mai farle. In tutto ciò, però, c'è una cosa sottilissima a cui devi prestare molta attenzione, sia nelle cose positive sia nelle cose negative. Potrebbe non esserci la verità. Cosa intendo? Una cosa negativa che la ragazza potrebbe raccontarti del suo ex che faceva e non le piaceva, potrebbe, anche se negativa, paradossalmente averla attratta. L'essere stronzi è una cosa che è molto famosa, di cui tutti parlano, eccetera. È una cosa che le ragazze dicono di non volere. Ah, non mi piacciono i ragazzi stronzi, ah, qua. Però, fatalità, il ragazzo stronzo è quello che conquista. Perché? Per i motivi ho già spiegato, non andrò a rispiegarli nel caso vada a recuperare il video del perché alle ragazze piacciono gli stronzi o una roba del genere. Ma perché lei ne parla male? Anche se questa cosa l'ha attratta, perché esternamente, razionalmente, il ragazzo stronzo è percepito e tacciato di essere una persona brutta, negativa, che non va bene. Però, per i motivi che ho spiegato nel suddetto video, attira. E quindi quando una ragazza ti parla del suo ex dicendo lui era uno stronzo, non mi interessava, se tu non vai a fare lo stronzo rischi di non interessarle più, perché magari quell'essere stronzo del suo ex l'ha attirata facendo lo stronzo. Quindi la parte dello stronzo che attira va bene perché l'ha attirata, non va bene il resto. Quindi lei a posteriori razionalmente razionalizza questa cosa e dice: ah, lo stronzo non mi piace perché mi sentivo trattata male, ma allo stesso tempo l'aveva attratta. Quindi fai molta attenzione a quello che ti dice che non le piace, perché probabilmente dietro la facciata quella stessa cosa l'ha attratta. Quindi se ti dicesse all'inizio non fare questo, questo e quest'altro perché ti sembrano cose negative, perché parla del suo ex in maniera negativa anche riferendosi a queste cose, appunto, tu guardale con attenzione e fai riferimento a quelle che ti ho spiegato, alle cose che ti ho spiegato io nei video, perché certe cose che le ragazze per mantenere una bella faccia, la faccia che vuole la società, reputano brutte e cattive, spesso non lo sono, ma sono le cose che nello specifico le attraggono. Quindi se tu non fai quelle cose perché te l'ha detto lei, rischi di risultare meno attraente di quanto non fosse il suo ex. Stessa cosa per le cose positive.
anche se lì ha una situazione un pochettino differente, quindi una cosa che magari lei dice: ah, che carino, ripensando quando mi ha comprato quel cucciolo. Carino, ok, perché è legato a un ricordo positivo, eccetera, era una persona diversa un tempo. Se adesso fai la stessa cosa, rischi di fare un errore. Perché? Perché magari le ricorderesti il suo ex, perché magari è una cosa carina da fare, ma poi difficile da gestire, nel caso ipotetico di un cane, sto inventando, ma è per fare un esempio sul lato positivo. Quindi attenzione a quello che lei dice, perché spesso dice una cosa, ma ne vuole un'altra. Uno dei vecchi principi che io dico spesso nei video, che secondo me hanno a che fare al 100% con le ragazze, cioè dico una cosa, ne penso un'altra, ne vorrei segretamente un'altra. Quindi fai molta attenzione. Non prendere per oro colato quello che lei ti dice come giusto, giusto, e come sbagliato, quello sbagliato, ma poni piuttosto l'attenzione sulle cose specifiche che riguardano lei, non sugli atteggiamenti generici come l'essere stronzo, come il fare troppe carinerie. Per quelli già ti spiego io sul canale che alcuni che sono notoriamente conosciuti per essere negativi non lo sono se trattati nel modo corretto, anzi rischiano paradossalmente di renderti dannatamente affascinante. Viceversa, altre cose che le ragazze dicono come: ah, un ragazzo molto presente, molto coccoloso, che mi fa tanti complimenti, che è sempre disponibile per me, secondo loro sono cose positive, ma a conti fatti, lo sai, l'ho spiegato, sono le cose che ti fanno stare il più lontano possibile da una ragazza, che non te la faranno mai conquistare. Perché? L'ho spiegato in questi suddetti video, vatteli a recuperare. Questo è quanto. Vi ricordo come sempre che se volesti imparare a saperci fare meglio con le ragazze, link in descrizione. Mentre se avessi una situazione complessa da scomplicare e voleste il mio aiuto, sempre link in descrizione. Ci vediamo in un prossimo video.